Cittadella Internazionale di Loppiano trasmettiamo la vita della parola tra storie e testimonianze. In studio Maffino Redi Magenzani, alla console Pasquale Bernardi. Saluto da Loppiano, cittadella dei focolari sulle colline del Valdarno fiorentino. Noi sentiamo la necessità che la parola di Dio diventi il nostro stile di vita, così scrive Chiara Lubich, e ora continua, c'è anche chi studia con impegno e successo e fa delle esegesi, ma lo Spirito ci spinge soprattutto e sempre a vivere la parola. In mezzo al frastuono del mondo moderno, potenziato dai mass media che spesso inquinano l'atmosfera, le persone imparano così a riempire le loro ore di discorsi celesti, attuando quanto Paolo chiedeva: cercate le cose di lassù. Nei mesi scorsi ho avuto la gioia di conoscere Luisa e Oreste, eravamo a tavola. E lì un giorno mi hanno raccontato la loro avventura di famiglia, dal terreno franoso dei primi tempi alla decisione di costruire la loro casa sulla roccia della parola, uscendo, aprendo le porte di casa, collegandosi con altre famiglie. Ascoltiamo Luisa e Oreste. Siamo Luisa e Oreste, della provincia di Varese. Sposati da 40 anni con 3 figli, 2 generi e 5 nipoti, che vanno dai 17 ai 2 anni di età. La nostra vita personale di famiglia è sempre stata, è e sarà, un'avventura speciale. Se l'avessimo programmata, noi non ci sarebbe venuto in mente tutto. Cercheremo di trovare un filo d'oro che collega le varie nostre esperienze. Intanto veniamo da 2 famiglie d'origine molto diverse. Sono cresciuto in una famiglia semplice dove era importante rimanere fedeli e concreti. Nulla poteva e doveva intaccare l'integrità della famiglia. Ricordo che quando c'erano difficoltà, la mamma faceva iniziare a me e mia sorella una novena. Ora Santa Rita, ora Sant'Antonio e così via. Inoltre insegnava anche a me a sbrigare i lavori domestici, perché diceva: non si sa mai nella vita, devi cavartela. La figura di papà era di un uomo generoso, lavoratore, ma alternava momenti di grande rigidità educativa e punizioni pesanti. La mia famiglia era diversa. Papà, mamma e un fratello minore di 1 anno. Da sempre i miei genitori li ho sentiti in conflitto. Le discussioni erano all'ordine del giorno, con l'aggiunta di veri e propri drammi, fino alla separazione. Anche mio fratello ed io fummo separati, lui dai nonni paterni ed io in collegio. Questo è il punto fondante di tutto quanto ho vissuto in seguito. Fin da allora pensavo: da grande avrò una famiglia che nessuno potrà dividere, un desiderio più che lecito, ma che esprimeva la profonda ferita che sentivo in me. Passano alcuni anni. A 14 anni partecipo ad una vacanza per famiglia in Valtellina, organizzata dalla mia parrocchia. Lì vedo un ragazzo bellissimo, biondo, con occhi azzurri e di aspetto forte, una roccia. Nel mio cuore l'ho eletto subito come compagno della mia vita. Al mattino, a colazione, la salutavo, ma lei niente. Non mi guardava, non mi parlava. Allora la cosa si è fatta più interessante, perché non mi rispondeva. L'ho avvicinata e così abbiamo cominciato a conoscerci, a piacerci. Un po' altalenanti, arriviamo a sposarci. Io avevo 23 anni e Luisa 20.
Un piccolo passo indietro, ma non possiamo sorvolare su un incontro speciale della nostra vita. Durante un ricovero a 18 anni, Luisa incontra una suora di clausura, suor Letizia, che era ricoverata nella stessa stanza. È nata un'amicizia profonda. Noi siamo sempre stati i suoi fidanzatini fino a pochi mesi fa, quando ha raggiunto il cielo. Ci ha accompagnato durante tutte le esperienze della nostra vita personale e familiare, fino al punto che l'abbiamo riconosciuta come il nostro parafulmine. Andavamo da lei per condividere i momenti decisivi, gioiosi o dolorosi del nostro stare insieme, come quando abbiamo attraversato un momento di crisi profonda, importante, dove veniva in evidenza solo il negativo della nostra storia ed avanzava il desiderio di mettere fine al nostro matrimonio, alla nostra famiglia, ormai comprendente anche due bambine. Ritrovare la libertà era indispensabile. È stato un periodo abbastanza lungo, nel quale ognuno di noi due ha vissuto il non farcela più, la delusione, la sensazione di stare stretti in un ruolo e in una forma che non ci poteva rappresentare più. Cosa succedeva? Stavamo crescendo e nessuno ci aveva avvertito o raccontato che nella vita di una coppia si passa anche da momenti difficili, dove sembra di non avere più forze, dove desideri che tutto finisca perché soffrire non è contemplato. Esistono solo famiglie sempre felici? No, e lo vivevamo sulla nostra pelle. Siamo arrivati ad andare da un avvocato per avere consigli su come separarci e abbiamo vissuto per un certo tempo in case diverse. È stato un momento dove non sapevo come reagire il dolore. La rabbia e tanti sentimenti si alternavano senza darmi pace. Ho poi ricordato le novene fatte in passato nei momenti difficili ed ho così ripreso a pregare. Questo mi ha fatto sperimentare una certa serenità nel cuore. Un giorno, mentre mi trovavo sola in casa, avevo la fortissima impressione di aver distrutto tutto. Il rapporto con Oreste, essere mamma, vedevo tutto distrutto, solo macerie. L'angoscia e un senso di impotenza grandissimo mi pesava nell'anima e nel pianto un pensiero. Cosa rimane? A cosa posso aggrapparmi? Chi mi può vedere fin nel profondo dell'anima, della mente e del cuore? Allora, Dio, se ci sei, aiutami. Ho ripreso a pregare. È ritornata in me la sensazione di non essere sola. Vivendo giorno dopo giorno, ho riacquistato, riscelto, e questa volta nella libertà, di risposare Oreste e di riessere mamma. Il mio lo voglio era finalmente libero dai vuoti della mia infanzia. Così è arrivato il terzo figlio, Emanuele, a sigillare questo nuovo inizio. Poco dopo nel cuore è nato il desiderio di condividere la nostra gioia, le nostre fatiche con altre famiglie. È stato così che abbiamo incontrato i Focolarini ed in modo speciale il Movimento Famiglie Nuove. È stato un altro dono di Dio. Ci sembrava di aver trovato casa, o meglio, la nostra casa si ampliava e si definiva sempre più la chiamata a fare del mondo una sola famiglia. Così, in questo periodo di condivisioni di esperienze con altre famiglie, si è manifestato il desiderio di fare qualcosa di concreto, di dare la disponibilità ad accogliere in casa nostra dei bimbi per un certo periodo come aiuto ad altre famiglie. In un altro gruppo di famiglie nuove, una coppia in crisi chiese se i loro due figli, Paolo di 5 anni e Giulia di 4, potessero essere accolti da una famiglia del movimento per circa 2 mesi. La persona specializzata che li stava aiutando aveva consigliato di allontanare per questo tempo i bambini, un po' per toglierli dalla situazione di una continua tensione ed anche perché fossero liberi i genitori di confrontarsi in un percorso guidato.
Sono così arrivati a casa Paolo e Giulia. La mamma di origine tedesca li aveva educati all'autonomia. Al mattino si facevano la doccia da soli, si vestivano da soli, mangiavano volentieri e senza aiuti. Alla sera, prima di dormire, recitavano una preghiera bellissima. Nostro figlio più piccolo, di 3 anni, è diventato il loro compagno fratello e così anche lui non ha più voluto essere lavato ed ha assunto tutti gli atteggiamenti positivi che lo hanno reso autonomo. Anche con le nostre figlie di 12 e 14 anni è nato un rapporto di grande affetto e cura verso di loro. Tutta la nostra famiglia, nonni, zii, cuginetti, hanno goduto di questa accoglienza. La coppia si è separata e la mamma ha portato con sé in Germania i bimbi. Il papà, rimasto solo, ha attraversato un lungo periodo di buio. Veniva allora spesso a casa, soprattutto a fine giornata, per cena. Dopo una giornata di lavoro, il rientro in una casa vuota dagli affetti più cari era difficile. Noi non eravamo preparati da un punto di vista specialistico, ma potevamo fargli trovare la cena, mangiare insieme e soprattutto ascoltarlo. Così il tempo passa e i bambini durante le vacanze scolastiche raggiungono il papà in Italia. In questi periodi continua la frequentazione tra di noi e per i piccoli la nostra casa è casa loro. Il papà ci chiede una mano perché Paolo e Giulia possano venire in Italia ogni volta che hanno vacanza, non solo quando lui può avere le ferie. Così per diversi anni, a Natale, Pasqua e Pentecoste, i bambini sono venuti dal papà, che veniva a prenderli alla sera dopo il lavoro e poi ai weekend andavano con lui. A 14 anni Paolo ha voluto rimanere in Italia col papà e ha frequentato le scuole superiori, un'altra occasione per stargli vicino come quando non è stato bene. E dal pronto soccorso il papà mi chiama e mi chiede di raggiungerli perché Paolo mi voleva lì. Finite le superiori, Paolo torna in Germania. Entrambi hanno fatto parte di una comunità evangelica dove sono cresciuti anche spiritualmente. Ora Paolo e Giulia sono adulti, abbiamo partecipato ai loro matrimoni e da poco sono diventati genitori e noi ci sentiamo nonni anche di Benjamin e Anna Rosa. È stato toccante un biglietto scritto da Giulia. Grazie perché da voi abbiamo imparato cos'è una famiglia. In seguito abbiamo accolto una ragazza madre col suo piccolo di otto mesi, per 1 anno e mezzo. Il tempo necessario perché passasse dalla casa d'accoglienza a una realtà fatta di casa, lavoro, inserimento nella società, nella vita reale. Tutte queste esperienze le abbiamo sempre vissute con la partecipazione del gruppo delle famiglie di cui facevamo parte. Abbiamo condiviso tutto, necessità, gioie, dolori, sconforti e risalite. Tutto insieme, solo così è stato possibile come incordata. È arrivato così il momento di una nuova e profonda accoglienza. La nostra seconda figlia di 18 anni, un lunedì di Pasqua di 18 anni fa, mi chiede di uscire con lei perché aveva bisogno di parlarmi. Certo, era una cosa importante. Siamo andati a fare un giro, solo noi due. Dopo ore di domande e ipotesi, ecco la novità. Aspetto un bambino, sono al 4° mese e non voglio che il padre biologico lo sappia. Capisco immediatamente che le nostre vite subiranno un cambiamento forte, inaspettato, ma come mamma sentivo che era prioritario farle sperimentare che l'accoglienza è un atteggiamento prima di tutto tra le persone di una famiglia. L'ho abbracciata e rassicurata che avremmo affrontato tutto insieme, passo dopo passo. Ho avvertito subito l'esigenza di affidare e affidarci a qualcuno di più grande, a qualcuno che già ci aveva dimostrato di amarci immensamente e che poteva vedere il turbinio di emozioni, domande, dolori e gioie che stavamo vivendo.
con mia figlia siamo entrate in una chiesa e le ho chiesto se avesse della moneta. Così ha acceso una candela alla Madonna e le ho detto: ricordati sempre che i primi soldi che hai speso per questa creatura li hai usati per affidarla alla mamma del cielo. Il giorno dopo Luisa mi propone di andare a trovare Suor Letizia, la nostra carissima amica al monastero di Giffa sul Lago Maggiore. Durante il viaggio di un'ora e mezza abbiamo parlato del più del meno, ma quasi arrivati le chiedo notizie sull'incontro con nostra figlia. Diventeremo nonni. Sono sobbalzato. Non mi sembrava vero, e ho subito avvertito la fatica di accogliere questa nuova realtà. Mi sono sentito fallito nel ruolo di padre per non aver protetto, sorvegliato. Siamo stati da Suor Letizia che ha condiviso il pianto e la fatica del momento. Ma c'era molto da fare. Abbiamo allontanato Nicoletta da casa, che è andata così dalla nonna materna. In seguito abbiamo dovuto lasciare una realtà di relazioni e vita di 10 anni senza dare giustificazioni, come fossimo fuggiaschi. Tutto questo per proteggere nostra figlia e la nuova vita che aveva in grembo dalle possibili azioni violente del padre biologico. Di questo periodo ricordo una preghiera durante una messa. Lo so, Signore, che tu sai già dove sarà la nostra casa, ma ti prego, fai capire anche a noi. Questa creatura deve nascere in una casa. Dopo queste parole, lo sguardo si ferma su un affresco nella cappella di San Giuseppe. Vedo un asino con in groppa Maria. Ecco, San Giuseppe, tu hai provato ad avere la pena di trovar casa per Maria e il bambino. Sento che mi comprendi ed io comprendo te in modo nuovo. Aiutaci a trovare casa, ma fammi proprio capire che è la casa giusta. Giorni dopo andiamo a vedere un appartamento. È grande abbastanza, ha 2 bagni con una bella vasca profonda per il bagnetto. È già imbiancato perché hanno fatto lavori. Non c'è niente nell'appartamento. Cerco un segno e sul citofono vedo un'immaginetta di quelle che lasciano i sacerdoti quando nel periodo di avvento vanno a benedire le case. Per inciso era maggio. Una grotta con Gesù, Maria e Giuseppe. Abbiamo casa. Sono passati 18 anni. Ora di nipoti ne abbiamo 5. Le figlie si sono sposate e il nostro piccolo Emanuele ha 28 anni. Senti il cuore della tua città. Batte nella notte intorno a te. Sembra una canzone muta che cerca un'alba di serenità. Semina la pace, tu vedrai che la tua speranza rivivrà. Spine tra le mani piangerai, ma un mondo nuovo nascerà. Semina la pace, tu vedrai che la tua speranza russo.
luci e spazio più buono. Siona cisna ciala sto misti. Grazie al Gian Rosso per la sempre bella e attualissima canzone Segno della Pace, in un'incisione fatta durante il periodo del Covid. E grazie a Luisa e Oreste che si sono sentiti liberi di confidarci le cose di famiglia che noi custodiremo. Coraggiosi, coerenti, generosi, partiti da un terreno franoso, scoprendo la parola, hanno iniziato a costruire la loro casa sulla roccia, aprendosi, accogliendo, collegandosi con altre famiglie, diventando così luce per tanti. È il momento dei saluti di Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero e Daniele Ricci, autore della canzone di sigla, da Rocca di Papa degli Aluvinetti, da Trento Pierpaolo Severi. Dall'Oppiano vi salutano Tamara Pastorelli e Paolo Loriga, Emanuele Chirco, e noi ci sentiamo alla prossima settimana. Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso La vita della parola tra storie e testimonianze.